Romina Carrisi, chi è il compagno Stefano Rastelli? Il matrimonio sgradito e il pendolo, sbagliato, di mamma Romina. Ecco cosa sappiamo della vita privata della figlia di Albano e Romina Power, dal pensiero delle nozze all'arrivo in casa del primogenito. Domenica 9 giugno a Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, sarà riproposta l'intervista fatta a Romina Carrisi. La quarta figlia di Romina Power e Albano, nel corso dell'ultima edizione del programma, e per l'occasione scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla vita privata della diretta interessata, a partire da chi è il compagno Stefano Rastelli, il secondo anniversario e il figlio Axel Lupo. Ecco cosa sappiamo della vita sentimentale e affettiva di Romina Carrisi. Romina Carrisi, chi è il compagno Stefano Rastelli? Stefano Rastelli, il compagno di Romina Carrisi, ha 53 anni ed è un regista. L'uomo ha ricevuto un premio per i servizi realizzati dall'Ucraina in occasione della 15ª edizione del Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera. In passato ha diretto il programma Rai Oggi è un altro giorno e prima di conoscere l'attuale fidanzata è stato sposato con un'altra donna dalla quale ha avuto due figlie, Emma di 16 anni e Lola di 20. Romina e Stefano si sono conosciuti circa 2 anni fa, e a raccontare come si è evoluta la relazione è stata proprio la figlia di Albano. Abbiamo iniziato a convivere dopo solo 5 mesi, da subito, io mi trovo a mio agio con lui. Per me è perfetto nelle sue imperfezioni, è un uomo che c'è, è presente e riesce a capirmi anche nei miei silenzi. Per me non c'è dono più grande. La relazione è stata resa ufficiale in occasione del 35esimo compleanno della Carrisi, poco meno di 2 anni fa, durante il quale si sono tenute le presentazioni con i rispettivi suoceri. Lo scorso 31 gennaio, inoltre, la coppia ha festeggiato 2 anni di amore. La Carrisi, a giugno compie 37 anni, ha pubblicato un post relativo all'evento sul suo account Instagram ufficiale, con in sottofondo le note del brano Walk on the Wild Side di Lou Reed e una didascalia riportava le seguenti parole. 2 anni, un bambino e tantissimo amore. Auguri amore mio stupendo, buon anniversario. Al momento però il matrimonio non sembra essere nei loro piani futuri, né io né lui vogliamo sposarci. Siamo felici così, non c'è bisogno di ufficializzare, lo abbiamo fatto con nostro figlio. Se mai dovessimo farlo, vorrei una festa per pochi intimi. Ho un senso di vergogna nei confronti dei matrimoni maestosi. Dover far vedere al mondo l'amore mi spaventa, sono restia a questa esternalizzazione plateale dell'amore. Il figlio Axel Lupo. Quasi un anno fa Romina Carrisi ha svelato in diretta di aspettare un bambino, il piccolo Axel Lupo, nato il 24 gennaio 2024 con un parto naturale, dopo oltre 14 ore di travaglio, del quale aveva condiviso l'ecografia sui social media. Sono incinta, mio figlio è un maschietto. Questa per me è stata una sorpresa. Mia mamma mi faceva spesso il gioco del pendolo e mi diceva che avrei avuto una femminuccia, quindi ero sicura fosse femmina. Quando la ginecologa mi ha detto che era maschio non potevo crederci, aveva dichiarato la diretta interessata a Verissimo prima di affrontare il tema della maternità e ammettere di non sentirsi pronta, pur essendone felice. Non sono pronta a diventare mamma, anche se ho aspettato tanti anni. Ho paura, ma sono molto felice. So che posso contare sulla mia famiglia che mi starà vicino. I due fidanzati hanno cercato di tenere nascosta la gravidanza il più tempo possibile, almeno fino a quando non è stato necessario dire la verità. L'ho scoperto mentre ero in Croazia, avevo finito di girare lo spettacolo di papà, mi sentivo sempre stanca e quando sono arrivata da mia sorella lei mi ha accompagnata a prendere il test e alla fine ho scoperto di essere incinta, aveva dichiarato in passato.
Ricordiamo che a dicembre 2023, un mese prima della nascita del piccolo, la Carrisi aveva condiviso sui social una fotografia col pancione in cui parlava direttamente col nascituro. Non vedo l'ora di conoscerti, amore mio. Ti insegnerò l'amor proprio e che la prima relazione che devi avere è con te stesso. Ti insegnerò il rispetto, per le religioni, culture, pensieri e vissuti diversi dal tuo. Ti insegnerò a essere libero di esprimerti senza offendere, a difenderti senza essere aggressivo, a viaggiare senza perderti. Siamo in tanti ad aspettarti. Romina ha poi festeggiato il giorno della nascita di Alex Lupo scrivendo sui social quel mento. Lo contemplo da ore cercando risposte a domande mai pronunciate. La scelta drammatica. Sempre a Verissimo, Romina ha svelato di aver sofferto molto a causa di un aborto da lei voluto, spiegando anche i motivi di questa scelta così dolorosa per lei. Penso che un bambino debba avere una madre e un padre. Purtroppo mi è capitato di abortire, nessuna donna vorrebbe mai farlo. Fu difficile, ogni donna però deve poter decidere cosa fare del proprio corpo. Non volevo essere madre singola e che questo bambino crescesse con il dubbio di un padre, quindi mi sono trovata anche costretta a dover abortire. Per me era estremamente importante trovare l'uomo giusto. Avere un bambino è un atto di generosità e di altruismo perché stai dando non solo il tuo corpo per 9 mesi, ma la tua intera vita a un altro essere umano.